Ciao ragazzi, oggi vi trovate benvenuti in questo insieme di oggi. Siamo qui, tornati nella Chica versus Hardcore. In realtà siamo ancora nel menu di Minecraft perché voglio aprire il mondo insieme a voi. Sappiate, magari c'è un creeper accanto a me mentre faccio la intro, evitiamo, sai. Secondo episodio. Allora, due piccole cose. Adesso l'inquadratura della webcam è dall'alto e non più da cosotto, infatti non si vede più il microfono. E sono vestito sempre con la stessa maglietta per il semplice motivo che siamo in quarantena. Io non esco più, non mi vesto più e quindi non ho voglia di sporcare i vestiti a caso, giusto per. Quindi metto sempre la stessa cosa. 15, Chica versus Hardcore. Oddio, ero entrato in 1.15. No, in 1.14. Mien, no, Minecraft. Iniziamo già malissimo. Salva, gioca. Adesso deve essere a posto. Ok, esattamente dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Io direi che dobbiamo continuare a scavare, cioè. Ultimamente ho stoppato il video sostanzialmente perché ero stato interrotto. Quello che farei adesso è intanto proviamo a capire un attimo dove è casa nostra. Proviamo a capire un attimo da dove risalire, da dove siamo venuti, ecco. Perché potrebbe essere una bella idea. Io mi ricordavo fosse di qua in realtà. Però non così sopra. Ecco, no, difatti qua no. Tanto ditemi, no, se... vi piace questa nuova inquadratura, se è fatta bene, se è troppo alta. Questa è una copertura, non è da dove sono venuto. Non so tipo le scale da dove sono venuto, vero? No, da dove sono venuto io? Da qua, forse. Ok, sono venuto da qua. Quindi, ora di là c'è la grotta piena di cose. Io direi che però proviamo ad andare appunto da un altro lato, tipo di qua. Io di qua e iniziare tipo a cercare diamanti, perché è questo che ci serve, no? Diamanti, così facciamo intanto il piccone di diamante per andare a fare il portale del Nether. Andare quindi a prendere i blaze per poter fare le ender, gli ender eyes per poter andare nell'end. O perlomeno, sì, in realtà servono per andare nell'end. Quindi semplicemente dobbiamo fare. Questa sarebbe una cosa che magari avrei fatto io off camera, però siccome c'è sempre il rischio, no, di rimanerci in questa serie sostanzialmente. Ora devo dire che carbone ne piglio, ma non troppo, per il semplice motivo che non essendo una serie dove punto molto all'estetica e queste cose, no, l'obiettivo è semplicemente arrivare all'Ender Dragon il prima possibile, ok? Cioè non serve a nulla il carbone, sono per fare torce, per cucinare quello che ho già, quindi va bene. Quindi semplicemente andiamo un attimo a vedere se c'è qualcosa da questo lato, tipo diamanti. Là c'è dell'oro che potrebbe servire, non si sa mai. Ok, pigliamo del ferro. Anche il ferro è un po' inutile, se devo essere sincero. Però quello è un po' più sensato. Pigliamolo, c'è un po' di armor magari. Però seriamente, cioè, quello che dobbiamo fare è solo scavare. Quindi scaviamo. Ecco, ora che ci penso, in realtà c'è una cosa che potremmo fare. Pensate adesso, dov'è il coso, la salita? Dov'è la salita di qua? Sarà tipo... mi sono perso nella mia stessa miniera. Ho scavato veramente così tanto. What the fuck, sono tornato indietro. Ma sono diventato cieco oggi? Dov'è la salita? What? La salita da dove sono venuto? What the freak? Ma da dove caspita sono venuto? Iniziamo a mettere torce, tanto carbone ne abbiamo, quindi. Io sono entrato qua, no? E vi giuro che avevo visto l'entrata. Poi magari sono diventato in realtà stupido io e non c'è mai stata. Qua c'è roba? Dov'è? Facciamo una cosa. Allora, proviamo a salire così, a sto punto, che ci metto di meno che cercare dove ero. Vero? Ci metto di meno a salire così piuttosto che a cercare dov'ero. E dato che tanto le coordinate ce le ho di dove era la mia vecchia casa, cioè dove era, diciamo, il mio piccolo rifugio, saliamo così. Dopodiché facciamo una cosa. Volevo andare a piantare le canne da zucchero perché mi serviranno per gli enchanting. Non sono pieno. Vabbè, ci vediamo sopra o quando succede qualcosa di interessante. Oh, una grotta dove sono stato. Interesting. Ok, qua sono passato, quindi. Qua è dove ho bloccato tutto, mi pare. Quindi se giro un secondo, allora. Qua è dove sono arrivato, ok? Qua non ci sono stato. Sto provando a cercare da dove sono arrivato quando sono passato. Yeokri. Ok, niente. Lasciamo stare. Saliamo su come se non fosse successo nulla. Siamo un po' i rumori di Minecraft. Ah, almeno uno si gode i rumori, cioè. Ok, no, così sono troppo fastidioso. Continuiamo il nostro percorso. Oh, la luce! Aspettate! La luce! Vediamo se troviamo subito dove eravamo. Ok, forse ci... oh, un villa! Bello! Ero qua io, tipo. Oh, no. Infatti io qua mi ero messo. Ah, però giustamente avevo chiuso lo buco. Ho trovato un posto uguale a prima o sono scemo? Ah, no, ok. È solo molto simile a prima, ok. Io ero a X3... ok, che è qua. Altezza 75, ok. 585. Qua.
detto che era uguale. Eccolo qua. Sono preso un attimo un colpo, vi giuro. Ho detto, che cosa è successo al mondo? Ok, però visto che abbiamo un villaggio vicino, quindi possiamo andare a griffarlo. Allora, intanto qua facciamo una cosa. Abbiamo del cibo a cucinare, perfetto. Abbiamo dell'andesite, tipo così. Tipo... Ok, così, così capisco che quella è casa mia. Vedete che gli screen fanno bene. Ok, quindi possiamo esplorare questo villaggio. Evitiamo di provare a fare bungee jumping, perché non è proprio la migliore delle idee in questo momento. Oh, armatura. Un letto, vabbè, possiamo lasciarlo là, dato che mi pare che ce l'ho. No, io non ce l'ho un letto in realtà. Guarda che bella l'acqua con questa texture. Cioè, che bella. Ah, non col, più che altro con la texture, con la shader più che con la texture, però ok. Allora, questa casa cosa c'è? Altri letti. Una cosa. Che è sta cosa? Cosa serve? Non lo so, non mi interessa. Una cesta. Oh, un libro. Utili i libri. Questo è utile. E anche ammazzare... Questi è utile. Allora... Oddio, una sella! Se troviamo un cavallo possiamo fare cose. Oh! 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 Vaffan... Ok, torniamo un attimo a casa e posiamo un po' di roba. Dobbiamo vedere se c'è il libraio, così gli rubiamo i libri. Posiamo un po' di picconi, va. Canne e zucchero le abbiamo, quindi pigliamo queste. Siccome là c'è il lago, tipo, iniziamo a piantarle. Questo è quello che volevo fare per la quale sono uscito dalle miniere, innanzitutto. Ok. No, non così, magari. Oh no, sono scemo. Piace come si sono rotte dopo, tipo che l'hanno realizzato che si dovevano rompere. Tipo ho fatto... Oh no, ma noi qua non dovremmo stare. Plop. Ok, abbiamo un letto stavolta, quindi possiamo andare a dormire. Ma se ci iniziamo a trasferire tipo in una casa là? Dovrebbe essere una bella idea iniziarci a trasferire tipo in una casa del villaggio, no? Cioè, a sto punto, rubiamo una casa. Oh, altre canne da zucchero ho visto. Allora, salve, le piace? Bene. No, aspetta. Questa casa in realtà mi pareva più bellina. Saliamo. Se non c'è una casa decente, tipo questa qua. Vediamo questa qua. Quella là con le canne da zucchero di già. Forza. Questa è una blast furnace, cioè. Bene, questa è casa nostra, quindi ce lo segniamo con un coso di terra. E andiamo a prendere le nostre cose, le spostiamo qua, dopodiché iniziamo a scavare da qua a sto punto, così diciamo ci facciamo un po' più di ordine, perché non si è capito più niente con tutte quelle grotte. Oh, librerie, però io sono pieno. No, poi devo tornare là a prendere una cesta. Ah sì, questa è tipo casa tua? Ah, e non me ne strafrega un cazzo. Okay. Ok, quindi avevo visto il libraio che è là. Facciamo un attimo, ecco, già che me lo sono ricordato. Uno scudo, perché non li uso praticamente mai, ma in teoria servono. Vediamo se mi ricordo come si fa uno scudo. Se me lo ricordo, voglio un premio. Non c'ho già una crafting, quindi lo devo fare da solo. Dovrebbe essere così. Ok, quindi facciamo una furnace. Dato che questa non penso piglia il carbone. Ah, e fa più veloce, ok. Allora, facciamo così. Iniziamo a fare un po' di picconi di ferro e li iniziamo a usare appena finisco questi di pietra, dai. Ok, quindi ci mettiamo tipo... Possiamo iniziare da qua. Inutile che mi chiedi di lasciarti la tua casa, ormai me ne sono appropriato. E tu non puoi farci niente. Giustamente dove c'è la sabbia devo farlo, no? Ah, i vecchi trick funzionano ancora. Ma perché sto scavando due perche? Ci metto 8 anni. Lo scriviamo così. Guarda, se atterra fino là sotto sarei anche abbastanza contento, perché si scava molto più in fretta. Sento dell'acqua. Ma allora ditelo. Cioè, allora inizio a scavare da questo lato. Cioè, ditelo. Perché se adesso facessi una serie survival dove mi interessa esplorare, fare le cose, non ne trovo manco una di queste grotte. Ne sono quasi sicuro proprio. Ma allora lo fate apposta. Ma perché non si vede una ceppa? Perché è pieno di acqua. Allora... Sì, ma c'è l'acqua. Sì, pure gli zombie ci mettiamo. Forza, dai. È come se non ci fosse già abbastanza gente per dare fastidio. Mettiamoci pure loro. In fondo mica danno fastidio, no, eh. Andiamo avanti così e facciamo così. Per fino a quando non troviamo dei diamanti. In questo momento siamo a quota 2 diamanti. Vediamo di trovare almeno un altro. Così possiamo fare l'enchanting table. E potrebbe essere già un bel traguardo per oggi. Oh, ma non c'è niente? Facciamo una cosa, proviamo ad andare a fare il giro a casissimo. Oh, Edson.
Ma poi mi... Oh Cristo. Salve. Le giuro che... guarderò in basso. Oh, ho trovato un diamante, ok. Pigliamo sti lapis. Porca ma... Ma uno? Che ho detto? Va bene un diamante, così facciamo il piccolo... Tra l'altro no, me ne servono due per fare l'enchanting, ora che ci penso. Perché me ne serve un altro per fare il piccone, no? Ok, mi serve un secchiello di acqua, assolutamente. No. Porcaccia la miseria. Allora, come the monsters nearby? Nearby. Sì, va bene, nearby. Porcaccia miseria. Non ci muoio per un ragno. Porco tu. Infame. Mi hai fatto prendere un infarto. Non t'ho manco preso. Meno male, non volevo ammazzarti veramente, dai. Ok, così possiamo fare il secchiellino di acqua. E possiamo riscendere giù. Allora, i diamanti erano qua. Io devi dare un'occhiata nel caso non ce ne siano altri. Ok. Un altro pezzo di caverna, forza. La redstone non ce la possiamo prendere. No. Senti, pipistrello, tu già hai causato un po' troppi problemi ultimamente. Allontanati, pipistrello, non ti far odiare più di quanto già l'essere umano ti odi in questo momento, grazie. Ma hanno fatto cascare... Sono un cretino. Vediamo se riusciamo a riprendere un po' di acqua da qualche parte. Ultra GG. Ok, allora, i diamanti di questo... di questa caverna, anzi di questo mondo proprio in generale, scarseggiano veramente tanto a quanto pare. Comunque, dato che abbiamo trovato il diamante che ci interessava, possiamo un attimo risalire, farci il piccone e poi venire a prendere l'ossidiana. Così possiamo iniziare a farci l'enchanting table. Voglio fare assolutamente l'enchanting table, perché con l'enchanting table magari troviamo anche fortuna, che potrebbe essere una cosa utile. Ma in generale possiamo iniziare a incantarci le cose. Abbiamo altri due diamanti, che vuol dire ne abbiamo 5, però 3 per il piccone, 1 per l'enchanting, che tra l'altro non mi ricordo come si fa, quindi sarà divertente ora farla. Direi che non mi resta altro da fare, cioè non ho altre cose che posso fare con i diamanti. Comunque, ne abbiamo trovati un po', quindi why not? E andiamo, dai. Ok, non si possono cucinare i cibi nella Blast Furnace. Fair enough. Abbattiamo gli alberi, abbattiamo gli alberi, abbattiamo. Allora, tu che... Ma io non vi ho... Guardate, allora, tu... Pelle per smeraldi si potrebbe fare. Tu no. Che cazzo? Oh! Oh! Ah, ecco. Ma che... Oh! Che mi fanno? Ma te meno! Che vuoi? Oh! Te meno! Ma come... Vi tengo d'occhio a voi, più degli zombie. Se viene il raid, non ve li ammazzo e me ne scappo, guarda. Ok, riprendiamo l'acqua, dato che sono scemo. L'ho buttata e ritorniamo giù. Anche col piccone di diamante ci vuole un bel po', eh. Ice Bucket Challenge. Mi pare che ce ne volessero 4 per la... per l'enchanting table. Porcaccia la miseria. Non mi ricordo minimamente il crafting. Quindi, dato che non mi ricordo, non so se sono 4 o 5. Mi pare fossero 4. Mi pare fossero 4. Ma comunque pigliamo il quinto. Tanto per, dai. Oddio, mi sparano, raga. No. Ciao. Oh, stavolta non ho droppato il mio secchio a casissimo nel chissà dove. Ok. Allora, vediamo se mi ricordo il crafting. Non me lo dici tu, vero? Invece sì che me lo dici. Ok, mi serve un libro. Oh, due diamanti. Quindi meno male che ne abbiamo presi due. Quindi servono, abbiamo detto, due libri. Un libro. Ok, che ce l'ho. Ok, quindi libro. Perfetto. Dopodiché prendiamo un bel po' di legno a sto punto. Magari questo ci basterà, non lo so. Non penso. Difatti me ne servono altri, un altro po'. Oh, un gattino. Ma non ti voglio picchiare. Ciao, no, ma non ti volevo picchiare. Uffa, perché vi state sposando? Mi fate ridere, perché vi state sposando, vi state? Regia, musica del matrimonio.
E poi se mangia un pollo a botta? La madò. L'unico maiale rimasto. No, no. No. Allora. Dio santo. Non è che potete scoppiare tutti. Ok, la mettiamo il mio enchanting. La metteremo qui. Mettiamogliele così. Pigliamo il piccone di diamanti, lapis e vediamo cosa riusciamo a fare. Abbiamo efficienza 2, unbreaking. Potremmo andare col terzo e vedere se c'è fortune. Ci proviamo? Perché potrebbe esserci efficienza 2. No, alla fine tre livelli sono. No, c'è solo efficienza 2. Va bene, dai. Provassi tipo con questi, efficienza, efficienza, con questo, efficienza, efficienza. Finché non pigli un'efficienza non cambia, però. Pigliamo un attimo con quello da 1. C'è un... efficienza 2, ci proviamo. No, 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 ok, niente, basta sprecare i livelli. Ah, è stata una giornata difficile. Dunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un like, commentate, voglio dire, passate su Twitter, trovate come sempre in descrizione. Passate da Yautech, che è il mio canale tech, che trovate come sempre in descrizione. Qua ci capite tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.